Edizione delle 12:25, buongiorno da Studio Aperto. Apriamo con un terribile fatto di cronaca, un benzinaio ucciso durante una rapina nel Varesotto, un fatto avvenuto questa mattina. Allora, prima di collegarci col nostro inviato, sentiamo subito cosa è accaduto. Che era morto il benzinaio qua, gli hanno sparato. Mio marito è uscito alle 8, è tornato indietro dopo un secondo, mi ha detto hanno sparato l'angelo. Noi siamo qua, è una vita che ci conosciamo, infatti siamo rimasti tutti, siamo basiti veramente perché... Ha tentato di rapinarlo, poi quando il benzinaio ha reagito gli ha sparato. È morto così Angelo Canavesi, il proprietario di questa pompa di benzina a Gorla Minore nel Varesotto. Era molto conosciuto in zona per la sua passione per il ciclismo. Angelo era il figlio di Severino, il campione italiano che negli anni 40 vinse il campionato ciclocross e la Coppa Bernocchi. Ecco, come vedete il delitto è avvenuto da poco, i carabinieri stanno effettuando i rilievi, il corpo del benzinaio è all'interno della cassa, il bandito è arrivato poco prima delle 8 di mattina, ha tentato la rapina e dopo una breve colluttazione ha sparato senza pietà al benzinaio. Il rapinatore voleva l'incasso del weekend, Angelo Canavesi era solo, il figlio che lavora con lui non era ancora arrivato. Bravissimo, una bravissima persona, una bravissima famiglia. Persone bravissime. Brave. Due colpi di pistola al torace, poi l'uomo è caduto a terra. L'uomo ha lasciato lì l'incasso ed è fuggito immediatamente. Pochi minuti ed è stato dato l'allarme. Qui sono arrivati subito i carabinieri, un elicottero si è alzato in volo per cercare il fuggiasco che era scappato con la macchina del benzinaio. I carabinieri di Varese lo stanno cercando ovunque. È solo, armato, pericolosissimo e disposto a tutto. È una cosa bruttissima. Spero che possano prenderli. Dunque, questi i fatti. Allora, noi ci colleghiamo con il nostro inviato Enrico Fedocci sul posto dove è caccia l'assassino. Enrico, che novità ci sono? Sì, cominciamo subito col dire che la macchina del benzinaio con cui è fuggito l'assassino è stata trovata poco fa, non distante da qui. I carabinieri hanno messo in campo tutte le loro forze con tanto di elicotteri e posti di blocco. L'obiettivo è quello di far sentire il fiato sul collo all'assassino e stringere sempre di più il cerchio. Non si tratta di un lavoro facile perché a quell'ora c'era poca gente in giro in questo piccolo paese. Per il resto qui c'è grande amarezza per una persona con una bella famiglia, gran lavoratore ed amico di tutti, ucciso in una maniera così barbara. E rimane ovviamente aperto il collegamento con il nostro Enrico Fedocci.